Ben ritrovati a tutti. Nell'argomento di oggi daremo delle informazioni, le più importanti, per la ristrutturazione di una cucina in muratura. La cucina in muratura è un grande classico tipico delle case in stile rustico, che unisce le tradizionali strutture in mattoni e calci con gli elettrodomestici e gli arredi più moderni. Se sei un amante di questo stile, potresti prendere in considerazione per la tua casa in vendita da ristrutturare la cucina in muratura. Vediamo perché è una buona idea. Dal punto di vista estetico, una ristrutturazione di questo tipo attirerebbe sicuramente molti potenziali clienti. In più, si tratta anche di una soluzione estremamente duratura. Infatti, nonostante la ristrutturazione in muratura abbia un prezzo leggermente più alto rispetto ad altre soluzioni, una cucina fatta in questo modo dura praticamente in eterno e senza bisogno di grossa manutenzione. Ecco qualche suggerimento per ristrutturare una cucina in muratura. Parliamo dei vantaggi. Oltre all'estrema durata e resistenza, una ristrutturazione in muratura della cucina può avere anche altri vantaggi. Il primo è sicuramente la possibilità di far realizzare un ambiente su misura. Potrai quindi avere una cucina unica ed esclusiva, fatta apposta per le tue esigenze. Non devi pensare infatti che la cucina in muratura sia una prerogativa delle case più spaziose, come quelle di campagna. Si tratta invece di una soluzione che può dare originalità e stile anche agli ambienti più piccoli. Basta studiare attentamente il progetto e adottare qualche piccolo accorgimento. Un'idea è, ad esempio, di evitare i mobili che risulterebbero troppo ingombranti ed incassare invece i vani e i ripiani direttamente all'interno della pietra. Vediamo ora le caratteristiche principali. Al di là dei vari tipi di materiali e finiture che si possono utilizzare, una cucina in muratura ha delle caratteristiche standard, ossia la struttura principale, fatta di mattoni o legno, è rivestita con un intonaco. Diversi materiali usati per il rivestimento, come pietra, mattoni e ceramiche, vengono combinati al legno naturale oppure dipinti. A questi aspetti si andranno poi ad aggiungere altri dettagli, come ad esempio la grossa cappa a forma di camino da realizzare in cartongesso con finiture in legno, o ancora gli elettrodomestici ad incasso da scegliere rigorosamente nelle misure standard, per integrarsi bene con i piani ed il resto della struttura. Per quanto riguarda infine il rivestimento, la versione più tradizionale è quella con piastrelle. Queste, oltre ad essere decorative, sono anche molto pratiche perché si puliscono facilmente e quindi sono perfette per cucinare senza il timore di sporcare. Ristrutturare una cucina in muratura significa non solamente stile rustico. Un altro vantaggio della ristrutturazione in muratura è che ti permette di spaziare tra vari stili. Una cucina di questo tipo, infatti, non deve essere per forza sinonimo di stile rustico, ma può avere anche un aspetto più moderno. In questo caso, al posto di pietre e mattonelle, avremo cemento a vista e resina per un perfetto stile urban che tanto piace negli ultimi anni. Per quanto riguarda i colori, ci sono diverse soluzioni come il contrasto tra pareti bianche e legno scuro. Si possono inserire degli elementi in metallo come la cappa o il frigorifero. Dettagli colorati che scaldino l'ambiente in contrasto con un materiale freddo come il cemento. La raccomandazione, come sempre, è di affidarsi sempre a dei professionisti esperti che ti sappiano consigliare e realizzare il progetto più adatto alle tue esigenze. Spero che questo articolo ti sia stato utile, ti sia piaciuto, ti invito a condividerlo qui sui social e fare un giro per l'argomento che sicuramente è molto ampio e potrai trovare molte soluzioni sul nostro sito ricasare.com e ti auguro una presto.